Io quando rivedendo le vecchie foto, da come è vestita la gente, dalle abitudini che avevano, riconosco più o meno, anzi abbastanza in modo preciso, che epoca sono. E così delle macchine. Per esempio di questa foto, che è una delle foto che io uso molto e amo molto, fatta a Bergamo. Insomma, era questo picnic con queste 500 e 600, che era una conquista sociale non indifferente, la 500. Avere una 500, era una cosa straordinaria. E quindi facevano il picnic, però la macchina la tenevano a 10 metri da loro, sia perché era un simbolo di essere arrivati a avere la 500, e poi perché avevano paura che le fregassero. È stata un'esperienza straordinaria perché per 4-5 giorni abbiamo girato tutta New York. Io con una Giulietta dietro e davanti a me tutta la serie di Giuliette, e quindi fotografavo New York con la Giulietta e la Giulietta con New York. Io ho sempre amato guidare e amato le automobili. L'MG è stata la mia passione. Infatti ho fatto questa foto con mia moglie quando ho fatto un picnic in Toscana con dietro l'MG e col cofano alzata, perché avevamo fatto delle salite terribili e il motore aveva un po' scaldato. Non voglio passare per artista, non mi sento artista soprattutto, e il lavoro è di documentazione di qualsiasi cosa, ma di documentazione dalle automobili agli aerei, alla gente. C'è per esempio quella fatta a Milano del vigile altissimo e la bianchina che sembra ancora più piccola che la ferma perché era in divieto di transito, era contromano. Questa foto è stato un po' un caso che la facessi. Devo dire, non è la mia foto preferita, però è una di quelle più note e che mi ha dato più notorietà. Quello che mi ha affascinato è questi due personaggi che, siccome era una giornata di pioggia, di vento, di freddo, stavano lì in automobile al caldo ed ammiravano il paesaggio. E poi negli anni ho fatto tutti i grandi design italiani e tedeschi e francesi di automobili. Io non sono stato mai un fotografo di macchine in modo classico, sono sempre foto di reportage.